Rubo giusto 2 minuti perché è la prima lezione della terza edizione di Creare il Domani, quindi volevo innanzitutto darvi il benvenuto e ringraziarvi per aver deciso di iscrivervi a questa edizione. Siamo molto contenti perché anche quest'anno abbiamo una grandissima partecipazione. Come sapete, questa scuola di cultura politica nasce 3 anni fa, con due obiettivi: quello di ricreare un ambiente di, come dire, di analisi e di discussione, sia tra persone che sono interessate a capire un po' meglio come funziona il mondo, e soprattutto con l'aiuto di intellettuali e esperti di altissimo livello che hanno dato e danno la loro disponibilità a confrontarsi con noi. Quest'anno, per via della pandemia, abbiamo deciso di tenere tutte le lezioni online. Questa cosa da una parte ci dispiace perché ci priva del piacere della relazione fisica tra persone, però dall'altra ci dà una grandissima opportunità sia di poter invitare appunto degli ospiti che non abitano proprio vicino a noi e sia anche di avere degli iscritti che arrivano un po' dappertutto. Infatti quest'anno abbiamo persone che non abitano solamente qua nella provincia di Milano, ma arrivano un po' da tutta Italia, anche dall'estero. Quest'anno abbiamo anche un'altra novità: abbiamo deciso di destinare un terzo della quota delle iscrizioni a sostegno di un progetto contro la dispersione scolastica, del quale vi daremo notizia a brevissimo. Ne stiamo scegliendo uno in queste settimane, proprio perché per noi la priorità del nostro paese è proprio quello dell'istruzione, di garantire un'istruzione equa e comunque possibile per tutti, e nel nostro piccolo anche noi vogliamo dare una mano. Non rubo altro tempo alla professoressa, che ringrazio per essere qua con noi. Prima di dare la parola a Massimo, vi ricordo che dopo il dibattito ci sarà la cioè dopo la lezione, scusate, ci sarà la possibilità di fare un dibattito con la professoressa. Per cortesia, utilizzate la chat per iscrivervi a parlare, così vi daremo la parola. Grazie ancora e buona lezione. Grazie, grazie Simona. Benvenuti a tutti anche da parte mia. Oggi parleremo di l'evoluzione della rappresentanza in Italia, quale futuro per la democrazia. E lo faremo con la professoressa Nadia Urbinati, che vi vado brevemente a introdurre. Nadia Urbinati è professore ordinario di Political Theory alla Columbia University in New York. È stata fellow di importanti istituzioni internazionali come l'Institute for Advanced Study di Princeton, School of Social Science e l'University Center for Human Values in Princeton. Ha insegnato presso la New York University, the New School for Social Research, University of Pennsylvania, San Universidad Estadual de Campinas, in Brasile, Science Po, Università Bocconi e Università San Raffaele. È visiting professor permanente alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa. Ha avuto diversi riconoscimenti, tra i quali il premio CNR per la miglior ricerca nella classe di filosofia politica nel 91-92 e l'Enfest Distinguished Columbia Faculty per la ricerca e la didattica nel 2008. Il suo libro Meal on Democracy, From Athenian Polis to Representative Government, ha ricevuto il David and Elaine Spitz Prize come miglior monografia pubblicata in quell'anno sul pensiero democratico liberale. Nel 2008 il Presidente della Repubblica le ha conferito l'onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana con la seguente motivazione: attraverso la sua attività accademica e le sue pubblicazioni ha dato un significativo contributo all'approfondimento del pensiero democratico e alla promozione di scritti di tradizione liberale e democratica italiana all'estero. Ha tenuto lezioni nelle maggiori università europee, statunitensi, australiane e canadesi. I suoi interessi si concentrano sul pensiero politico moderno e contemporaneo, con particolare attenzione al liberalismo e alla democrazia, la teoria della rappresentanza politica e della sovranità e più di recente il populismo. È nel Comitato Scientifico di Biennale Democrazia e responsabile del settore di ricerca su democrazia minima presso la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Ha ricoperto l'incarico di Presidente di Libertà e Giustizia nell'anno 2016 e collabora con La Repubblica e scrive per diversi quotidiani cartacei e online.
adesso cederei la parola alla professoressa Urbinati. Prima di farlo, vi ricordo anch'io solamente la struttura delle lezioni, quindi adesso lasceremo spazio alla professoressa per la sua relazione di circa 45 minuti. Dopo apriremo il dibattito. Come anticipava Simona, vi chiediamo di usare la chat, perché adesso per garantire alla professoressa di non essere interrotta, metteremo tutti in muto. Usate la chat sia per fare domande eventualmente nel corso della presentazione, sia poi successivamente per prenotarvi e avere quindi la possibilità di farlo poi direttamente alla professoressa. Lascio la parola a lei, professoressa. Allora, intanto grazie molto Massimo Griffini per questa presentazione e a Simona Piccolo per questa assistenza tecnica, ma non solo, secondo me, e poi a tutti voi che siete venuti così numerosi a casa a questa lezione online. Io ne faccio sempre di lezioni con i miei studenti, stando in Italia, le faccio negli Stati Uniti, quindi so che, per esperienza che è positivo, non è affatto negativo come ci dicono tutti dalla mattina alla sera. Non è vero, ci sono possibilità davvero di grande dibattito e di scambio, basta volerlo e quindi impegniamoci a fare questo in questo momento di grande difficoltà. Il tema di questa sera è il mio tema, il nostro tema, deve essere il nostro tema, lo sarà per diversi. Prego. Scusi, professoressa, qualcuno ha tolto il muto. Prego tutti quanti gentilmente, scusate, di rimanere in muto. Vada pure. Sarà con noi per diverso tempo e ha a che fare con la crisi del parlamentarismo o della democrazia parlamentare. E con il declino di legittimità morale dei partiti, e ovvero con la messa in discussione della stessa struttura rappresentativa della nostra democrazia. Io ho detto tre cose molto grosse, molto impegnative, che vanno ad essere il canovaccio di questa presentazione. Un piccolo escurso storico per capire la rilevanza e l'originalità, ma anche la problematicità della democrazia rappresentativa, e poi passiamo ai nostri giorni. L'escurso storico deve cominciare dal XX secolo, dai principi del secolo, perché la democrazia rappresentativa è nata insieme al suffragio universale o l'estensione massima del suffragio tra i cittadini maschi, soprattutto al principio del XX secolo, ed è stata accompagnata, come sappiamo, da profonde reazioni di insoddisfazione, di opposizione e infine che sono poi sfociate nelle forme dittatoriali e dispotiche che conosciamo come fascismo e nazismo nell'Europa continentale. Questi fenomeni sono legati. Sono legati alla trasformazione del corpo elettorale da un corpo minuto dell'8-10% nel XIX secolo, cioè di coloro che avevano interessi economici che pagavano le tasse e che quindi erano tutto un popolo omogeneo rispetto ai loro rappresentanti in Parlamento. Solo i benestanti o solo cittadini per censo, si diceva, avevano il diritto di voto e quindi l'interesse tra loro e i loro rappresentanti in Parlamento era molto simile. Erano gli stessi, con diverse idee probabilmente, ma non radicalmente diverse, ma lo stesso corpo sociale. Con l'espansione del suffragio universale, e quindi l'inclusione di tanti, non solo poveri e ricchi, ma anche diciamo così, persone con visioni sociali e politiche completamente opposte e diverse, quello sistema parlamentare di tipo liberale non solo dimostrò di essere inadatto, incapace ad essere facilmente adattabile ad una trasformazione democratica, ma creò anzi i nemici stessi del parlamentarismo in quel tempo, che divennero poi sostenitori del partito unico, sostenitori di un governo senza partiti e senza pluralismo politico. Perché è stato difficile, e allora fu un fallimento, perché è stato difficile questo passaggio tra un elettorato minimo ma uguale negli interessi e un elettorato ampio, inclusivo, ma diverso negli interessi? Perché per la prima volta si comprese, questo fu precisamente dopo la Prima Guerra Mondiale, si vide, si comprese, che un'espansione dell'elettorato avrebbe significato anche un pluralismo politico acceso,
partiti ideologici con diverse opinioni, pensiamo ai socialisti, ai comunisti, ai liberali, alla destra, e con uno Stato quindi che sembrava essere quasi preda di queste diverse interessi politici. Uno Stato che non era più separato dalla società, ma diciamo così preso, occupato, conquistato da coloro che nella società o avevano bisogni impellenti, pensiamo ai tanti operai o disoccupati o poveri, o a coloro che volevano usare lo Stato contro coloro che avevano interessi impellenti. Quindi finisce un'epoca vera e propria, l'epoca di uno Stato liberale indipendente, autonomo e neutrale, l'epoca di una rappresentanza che aveva uguali interessi ad un elettorato che era molto ristretto e piccolino. Quindi il XX secolo si apre con i problemi, tra i problemi che la democrazia rappresentativa si porterà dietro e che oggi esplodono. Il problema della pluralità degli interessi e quindi del pluralismo acceso, non semplicemente pluralismo di opinione. Il problema del conflitto, quindi, il conflitto tra questi diversi interessi che si trasmette, che si riflette nelle istituzioni. Terzo, il rapporto strumentale con lo Stato, perché se queste diverse opinioni e conflitti hanno la loro la capacità, diciamo così, di dar forma ad una maggioranza, ovviamente nel momento in cui conquisteranno lo Stato tenderanno ad usare le istituzioni e i loro poteri per il bene di una parte. Quindi il problema vero è di mettere insieme il tutto, cioè l'idea della nazione, del popolo sovrano, oggi si direbbe, con le parti. Questo è stato complicato da ottenere e abbiamo visto che è trascinato con forme dittatoriali quando nel nome del tutto, nel nome della nazione integra, unita, si respinsero tutte le forme di pluralismo politico. E dobbiamo arrivare quindi alla debacle della Seconda Guerra Mondiale per avere una riabilitazione del pluralismo politico. È una riabilitazione che è nata in senso manicheo contro un altro sistema, contro il sistema unitarista, diciamolo così, e che ha avuto una grande capacità di fare alcune cose importanti. Innanzitutto addomesticare il pluralismo, poiché a questo punto c'erano costituzioni democratiche, non semplicemente statuti concessi da un monarca o statuti concessi da un'oligarchia al popolo che entrava, ma una costituzione fatta degli stessi protagonisti. In Italia in modo particolare, ma non solo, anche in Germania, noi vediamo che la costituzione è la costruzione dei partiti che i partiti politici mettono in piedi. Quindi coloro che avevano liberato, diciamo così, l'Italia dal monopartitismo di regime fascista erano gli stessi che ora scrivevano le regole per loro. Quindi sono regole scritte da una democrazia plurale. Ciò ha reso possibile una straordinaria, diciamo così, correlazione tra gli interessi generali in nome dello Stato e del popolo italiano e la dialettica politica, ovvero il pluralismo all'interno del popolo italiano. E questa idea di mettere insieme il plurale insieme all'unitario è stato forse dal punto di vista istituzionale la più grande conquista fatta dalla democrazia dei partiti dal 45 in poi. Ed ha pacificato la società. Ha pacificato la società nello stesso momento in cui ha reso la società tuttavia attiva. Non c'è modo e modo di pacificare. Si pacifica la società quando gli si toglie pluralismo e voce politica, come nel regime fascista. Si pacifica la società attraverso regole che rendono il conflitto non solo possibile, ma anche buono. Il buon conflitto, perché il conflitto, quando è organizzato secondo partiti, con strategie per avere un rapporto con la controparte, per stabilire forme di compromesso, per stabilire una via d'uscita ad una situazione di critica, il conflitto è positivo, perché mette in campo attori, non solo leadership, ma anche attori collettivi che includono molti.
Ecco perché, e stabilizza, perché se noi ci abituiamo al pluralismo, se noi ci abituiamo a convivere con coloro che la pensano diversamente da noi, entriamo naturalmente in un'ottica che è favorevole e capace di gestire il conflitto e favorevole e capace di gestire il compromesso. Quindi conflitto e compromesso e pluralismo sono stati insieme in una maniera molto soddisfacente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E hanno quindi risolto quel problema che prima del fascismo, non erano riusciti a risolvere, perché nessuno allora accettava l'idea del compromesso. I partiti politici in Parlamento erano contrari o critici, pensiamo alle critiche profonde al parlamentarismo di epoca liberale, anche dal nostro Gobetti, dai nostri radicali. Perché? Perché, diciamo così, praticava l'arte del compromesso mettendo tutti insieme. Ma ricordiamoci bene che il compromesso è una delle più grandi conquiste della democrazia rappresentativa. Perché? Non di quella diretta, non ne parliamo qui. Perché è tutto compromesso. Quando noi accettiamo la regola di maggioranza, già facciamo un compromesso. Io faccio un compromesso perché accetto di poter di vivere e obbedire a norme, a leggi, che sono fatte da una maggioranza nella quale io non mi riconosco. E tuttavia è un compromesso accettato. Come il compromesso di base quando si accetta l'idea di rappresentanza, cioè di votare per qualcuno che opererà in nostro nome invece di farlo direttamente. E la democrazia rappresentativa è nata sul compromesso, è un'opera di compromesso. Quindi il compromesso, che vuol dire promettere insieme, promettere agli altri, è un'idea di promessa che le regole verranno onorate da tutti, benché nell'uso delle regole alcuni, diciamo così, avranno una maggioranza e altri no. Questo prometterci insieme, di tenere il gioco insieme, presume una specie di consenso di fondo rispetto a regole che poi ci divideranno. Questo è stato possibile e ha avuto un grande successo di stabilizzazione del continente europeo, ma non solo, per alcuni decenni, e ha reso possibile l'inclusione degli elettori tenuti fuori dalla competizione politica in Italia, soprattutto fino al 1945, di fatto, e ha dato agli elettori la possibilità di vivere la cittadinanza nella partecipazione non solo al voto, ma anche nella partecipazione di parte e tutto. È cruciale la parte nella democrazia, non è un vizio, non lo è. Perché la democrazia significa che noi, come singoli cittadini, abbiamo la possibilità pubblicamente di esprimere opinioni e quindi di dimostrare di essere da una parte e non dall'altra, ovvero di essere d'accordo o non d'accordo con altri. La politica è fatta di prendere parte, di stare da una parte, di essere a una concezione, diciamo così, la libertà politica plurale, perché non è un animismo. Non è una voce collettiva una, ma sono tante voci che costruiscono l'uno. E quindi è un dissenso che produce l'unità. È molto importante avere quindi l'idea che la parte non è un vizio, non è un difetto, non è un secondo meglio, diciamo così, per quello che vorremmo, come se noi volessimo tutti l'unanimismo. La democrazia non è unanimità. La democrazia è maggioranza, regole di maggioranza. È molto importante questo da comprendere, poi vado avanti. Perché? Perché nell'unanimità, pensiamoci bene, cosa serve a bloccare l'unanimità? Basta un voto. Quindi l'unanimità riconosce il potere della minoranza, anche dell'uno se necessario. La democrazia è invece regola di maggioranza, perché è la più grande condizione di condivisione possibile in una condizione di dissenso e di pluralismo, e perché lascia uguale opportunità anche all'opposizione di farsi, diciamo, maggioranza semplice per poter arrivare al governo del paese. Quindi questi elementi sono da tenere in considerazione: pluralismo politico, partigianeria o stare da una parte e il rapporto conflittuale. Queste tre caratteristiche insieme
hanno caratterizzato quella che oggi noi chiamiamo al passato, come se non ci fosse più, democrazia dei partiti. Ora, noi pensiamo, perché ormai ne parliamo al passato, che la democrazia dei partiti sia stato un oggetto di consenso fin dall'inizio. Non è vero. Parliamo d'Italia ancora. L'Assemblea Costituente vide la presenza non soltanto di rappresentanti dei partiti che avevano col CNL costruito, diciamo, le condizioni per la libertà del paese, politica del paese, ma si componeva anche di una allora minoranza di movimenti che erano contro i partiti e contro la democrazia dei partiti che stava per nascere. Non solo i liberali tradizionali alla Benedetto Croce, che considera i partiti strumentali se soltanto i partiti di notabili, quando diventano di massa, per lui sono, uomo del pre-fascismo, sono un problema serio per l'instabilità dello Stato. Ma anche compagini nuove, assolutamente nuove, come quella di Guglielmo Giannini, cioè dell'uomo qualunque, che nasce nel 43, 45, 44, 45 a Napoli e poi si stabilizza come fronte o non partito, fronte dell'uomo qualunque, conquista diversi deputati nell'Assemblea Costituente e soprattutto ha dalla sua una grande supporto al sud del paese, nel sud del paese. Quindi, come Nenni parla del vento del nord, cioè il vento dei partiti, Guglielmo Giannini parla del vento del sud come del vento della contro i partiti. Quindi Guglielmo Giannini contro i partiti siede nell'Assemblea Costituente, che è l'assemblea, o è quasi, diciamo così, che incorona la democrazia dei partiti. Ora, l'idea di Giannini era un'idea abbastanza chiara e che ritorna, nel presente. Ritorna nel presente. Era un'idea fondata su che cosa? Primo, la democrazia dei partiti è un tumore per il sistema paese, perché è un inserimento dell'interesse di parte nel bene generale. Come fare per avere un sistema senza i partiti? Come fare per eliminare la partitocrazia? Usa questi termini, che era un termine già coniato precedentemente. Come si fa a costruire un regime senza partitocrazia? E lui ha molto chiaro una cosa, perché è una persona di grandissima acutezza, di grandissima intelligenza, che ha letto classici come Thomas Paine, che è legato al movimento antistatalista che viene dall'Inghilterra, insomma, conosce molte cose. E soprattutto è all'interno di un movimento, non all'interno, è vicino ad un movimento, quello di Simone Weil, che scrive anch'essa nel 43 contro i partiti politici. Cosa dice Giannini? Giannini comprende una cosa fondamentale che oggi esplode, ovvero che l'unica soluzione per avere una democrazia senza partiti è togliere le elezioni, sostituire l'elezione con il sorteggio. E lui dice chiaramente che l'elezione è un sistema di competizione. Se io mi presento come candidato per essere eletto, vuol dire che entro in una ottica di competizione e di campagna elettorale. Quindi ho bisogno di un sistema spin doctors, oggi si chiamano, ovvero di sostenitori che mi costruiscano la campagna, che io abitui a pensare ai cittadini che io difenderò i loro interessi, anche se quando sarò in Parlamento farò esattamente quello che voglio, perché il Parlamento si regge sull'abolizione del mandato imperativo. Quindi i partiti sono straordinari strumenti per creare un'elite incoronata dalle elezioni, nell'illusione che questo sia nell'interesse del popolo largo. Come fare per eliminare questi pochi che si occupano, che entrano nello Stato col consenso dei molti? E la soluzione è eliminare la competizione. Quindi invece delle elezioni noi facciamo il sorteggio. Se lui dice, quando e se il Parlamento fosse sorteggiato,
Il Parlamento dei sorteggiati fa una cosa molto chiara, molto semplice. Non deve elaborare tante leggi. Le leggi saranno in ogni caso così poche perché lui era un liberista radicale. Lo Stato deve fare poco, lui diceva. Il governo deve essere un governo di ragionieri, no? Che devono fare le infrastrutture, ovvero pensare a quel che manca il cittadino che in genere farà da solo. A questo punto, quindi, noi non abbiamo bisogno di tante leggi, abbiamo bisogno di un governo che operi per le intelaiature del paese, per dare ai cittadini loro ciò di cui loro hanno bisogno in termini di strumenti, perché loro opereranno da soli in tutti i settori della vita, da quello sanitario, quello privato, a quello scolastico, eccetera. Quindi questo tipo di governo ragioniere ha bisogno solo di una cosa, di un Parlamento che controlli e guardi, che sia come un giudice, che sia come un tribunale. Allora, come sono composte le giurie popolari? Sono composte, noi sappiamo, per sorteggio. Ed è la cosa migliore da fare, perché se tu vuoi un buon giudice, devi rendere il giudice, diciamo, esterno agli interessi dell'oggetto che viene giudicato. E la cosa migliore è quindi il sorteggio. Il sorteggio crea una specie di tribunale che controlla, monitora quello che il governo fa. Lui dice, il Giannini, quando questo sarà, i partiti non saranno più necessari, cambierà completamente la struttura dello Stato, non lo chiameremo nemmeno più democrazia rappresentativa, sarà uno Stato libero che si occuperà del bene dei propri cittadini, perché li assisterà a che loro diventino autonomi e capaci di governare se stessi da soli. È una grande utopia liberale e naturalmente strategicamente democratica. Questa idea non ha seguito. Lo stesso Giannini e il suo fronte dell'uomo qualunque decadono e vanno a finire in vari rivoli, alcuni tra i monarchici poi diventati Movimento Sociale Italiano, la destra, altri all'interno della Democrazia Cristiana, altri ancora tra i liberali, altri una piccolissima fetta insieme al gruppo radicale, perché anche all'interno del gruppo radicale, pensiamo a Ernesto Rossi, eccetera, c'erano nemici del partito, antipartito, perché i partiti erano partitocrazia, erano arraffoni, era una, oggi si direbbe, una casta che vive alle nostre spalle. Quindi questo antipartitismo è rimasto, diciamo così, nel sottofondo, quasi sotto il tavolo della grande tavola bandita per i partiti, che hanno governato nella fase di ricostruzione del paese dopo la guerra e che almeno fino agli anni Ottanta hanno dimostrato di essere, nonostante varie critiche e varie insoddisfazioni, una grande risorsa per il benessere del paese. Bene, oggi questa storia di trionfo della democrazia dei partiti è alle corde. È alle corde per alcune delle ragioni paventate dai critici dei partiti, ovvero che i partiti diventassero macchine per la costruzione del consenso, l'elezione di una parte minima di un'elite, anche se usavano strombazzare grandi ideologie per poter coprire i loro interessi di casta. Quindi questa critica ritorna e ritorna in maniera plateale oggi, e soprattutto i partiti politici hanno perso quel che nel corso della ricostruzione post-bellica erano riusciti a conquistare, ovvero hanno perso quella capacità di organizzare il consenso, la partecipazione di larghi strati popolari. Democrazia Cristiana e Partito Comunista, in minor misura il Partito Socialista, erano partiti che si chiamavano di massa, ovvero non solo partiti per costruire e per selezionare candidati da mandare in Parlamento o nelle amministrazioni locali, provinciali e regionali ancora non c'erano, ma anche partiti che riuscivano a far sì che quelle parti, vi ricordavi prima che parlavo di parti, quei cittadini con le idee partigiane potessero essere
insieme organizzati, ma sempre all'interno della cornice della volontà popolare generale. Quindi i partiti fecero due cose. I partiti addomesticarono il pluralismo, organizzandolo, gestendolo con organismi direttivi e dirigenziali molto verticali, e l'altra cosa, facendo in modo che gestendo la partigianeria o l'idea di parte, in modo da farla sempre sentire come parte di un tutto, non parte che sostituisce il tutto, parte che opera per il bene del tutto da un punto di vista di parte. Nessun partito avrebbe mai detto io sono il popolo, parlo nel nome del popolo. Sapevano benissimo di essere parte e non popolo, e questo era un fatto di grande importanza, perché apriva e accettava e aveva l'idea profonda, subito, immediata, di compromesso. Noi siamo una parte, gli altri sono una parte, siamo tutte parti. Per vivere insieme all'interno della cornice del bene generale dobbiamo accettare l'idea di compromettere le nostre radicalità. Quindi i partiti smussarono gli angoli, cercarono forme compromissorie che sono fondamentali per fare una legge, per costruire una piattaforma governativa. Nessuno è limpido e uguale a se stesso dall'inizio alla fine, quando è parte di un partito che va al governo. E soprattutto abituarono i cittadini a pensare alla democrazia come a un sistema che deve arrivare a decisioni, quindi un sistema in cui occorre puntare ad avere candidati e poi seggi in Parlamento, puntare ad avere la maggioranza ed eventualmente governare. Quindi non una democrazia di testimonianza, io sono contro, io voglio star fuori, non mi interessa e sto qui a discutere quello che non va bene del sistema, ma una democrazia che si prende la responsabilità di essere anche capace di entrare nell'ordine delle cose del governo e di governare. La democrazia infatti non è semplicemente libertà politica, ma libertà politica per poter insieme discutere e governare. Tutte le forme, diciamo, di partecipazione politica devono mirare ad una decisione. Questa è una teoria del governo, no? La democrazia. La democrazia è una forma di governo, anche se non è solo questo. Quindi noi ci troviamo ora di fronte ad una crisi di quei partiti che erano stati capaci di unire il dentro e il fuori del Parlamento e delle istituzioni, proprio perché avevano costruito la loro parte all'interno della società civile e della cittadinanza, tenevano sempre in relazione queste parti, il dentro e il fuori. E poi soprattutto tenevano in relazione i cittadini gli uni con gli altri. Si discuteva insieme al nemico, anzi non c'erano nemici, all'avversario. Questo fatto è estremamente importante perché civilizza il conflitto. Il conflitto è difficile da gestire. Innanzitutto ha bisogno di linguaggio non privato. Io non entro nel conflitto politico come cittadina quando discuto anche al bar, anche quando discuto per strada, non sono a casa mia, quindi entro in una dimensione che già parapubblica o pubblica o civile, e quindi devo usare linguaggi che non siano linguaggi, diciamo così, privati. Io non posso offendere con linguaggio privato il mio avversario. Cercherò di costruire delle ragioni per mostrare la mia contrarietà, e in costruendo le ragioni vuol dire che io abituo me stessa a uscire dal mio alveo privato per diventare attore pubblico. Il mio linguaggio non è il linguaggio di me con mia mamma, di me con mia sorella, di me con le mie amiche, ma è il linguaggio mio che usa questo linguaggio con persone che non conosco, sono estranee a me stesse, che però rispetto, che sono disposta ad accettare, che abbiano idee diverse anche se non le condivido. Ecco, il partito fece tutto questo, quindi non solo divide in maniera moderata e tollerabile la società in parti, ma rende questa divisione non un sistema di guerra, ma un sistema di dialettica o di deliberazione pubblica. Ora, quando
quando i partiti non fanno più questo lavoro e sono esclusivamente, come sono oggi, io li chiamo partiti istituzionali perché stanno solo dentro, selezionano il personale da mandare nei comuni, nelle province non ci sono più, nelle regioni e nel Parlamento, selezionano varie figure di secondo livello nel sistema amministrativo, quindi hanno in mano praticamente la struttura dello Stato in quanto a copertura dei posti necessari perché lo Stato funzioni, operano quindi dentro lo Stato, vivono di risorse che in Italia sono tutte private e che quindi è difficile da controllare. Ecco, questo è un problema serissimo, un problema di corruzione, un problema di abuso e di uso delle norme e delle istituzioni pubbliche per ragioni che noi non possiamo mai controllare, che non siamo mai consapevoli di quali siano, perché i finanziamenti privati sono finanziamenti che vengono da chi noi non sappiamo, e in ogni caso si interferiscono profondamente col lavoro di questi partiti istituzionali. Che cosa fanno i cittadini fuori? I cittadini fuori sono sempre meno, diciamo, coinvolti, vengono coinvolti durante le elezioni e le campagne elettorali, durante le elezioni o i referendum, se volete. Cioè il cittadino in questa democrazia dei partiti istituzionali è essenzialmente solo un elettore. Un elettore che, come nel mercato delle merci, un elettore che è oggetto di caccia. E quindi i partiti istituzionali hanno un unico obiettivo, che è quello di raccimolare consensi e voti, per cui diventano sempre più vicini gli uni agli altri, sempre meno dissimili, e infatti c'è un fenomeno che è appunto questo catch all party, sono partiti che vanno tutti verso il centro, verso quella parte lì che prende più i voti cosiddetti indipendenti, gli indecisi, quelli non schierati. Gli schierati sono sempre di meno. Meno partiti, di meno ideologia, meno partecipazione politica dei cittadini vuol dire anche meno schieramento e quindi più voto, diciamo, di indipendenti o di centralini o di coloro che si ritiene siano al centro. Questa è la situazione nella quale nascono oggi le critiche alla democrazia dei partiti, che oggi sono così, i partiti sono diventati questo, che potremmo dire la democrazia dei partiti istituzionali, e c'è una rinascita della reazione contro i partiti, guarda caso, proprio di quella tradizione dell'uomo qualunque che avevamo seppellito nel 47-48, anzi 48. E accanto a questa c'è, oggi si chiama populismo, io non voglio entrare in questo argomento perché mi porterebbe altrove, è un enorme discorso, se volete ne facciamo una lezione a sé, ma non può essere trattato in maniera così mescolata. Invece parliamo di questi movimenti sempre meno attenti alla, diciamo così, al momento elettorale. Il cittadino vota soltanto ed è sempre meno appassionato ad essere cittadino che vota soltanto. C'è una defezione, si vota di meno. Tutti votano meno in quasi tutti i paesi, anche noi. È come se il voto cominciasse a non essere più così determinante come sembrava essere, come era quando c'erano partecipazioni straordinarie, 90% e 80%, eccetera. Oggi c'è meno partecipazione e quando c'è partecipazione elettorale è una partecipazione, diciamo così, che coloro che la espletano, cioè gli elettori, sanno bene che hanno tuttavia una funzione non di costruzione dei processi politici dentro le istituzioni, danno semplicemente il via al processo. È come se il voto fosse una firma che si mette su una scheda e poi gli eletti faranno tutto. Quindi è un voto dato da coloro che non hanno più tanto peso nella costruzione delle strategie politiche e della politica del paese. Quindi agli occhi dei cittadini, ma anche agli occhi dei critici, questo significa
che la democrazia elettorale ha in realtà, sta consumando la democrazia medesima, la sta rendendo un fatto vile, di poco valore, di poco conto, e che sia necessario cambiare sistema. Noi ci troviamo oggi in Italia, con la nascita anche del Movimento 5 Stelle, a questo fenomeno, cioè quando Beppe Grillo e soprattutto il visionario del Movimento, che oggi non c'è più, che è Gian Roberto Casaleggio, quando incominciano a mettere mano al Movimento, prima come blog e poi come movimento di piazza e poi come movimento che nasce diciamo come un'associazione alla Camera di Commercio di Milano, un privato, un'associazione privata che però partecipa alla costruzione del consenso politico, quando nasce il Movimento 5 Stelle ha un obiettivo molto chiaro. Fin dalle origini andavo a rileggere preparando questa lezione, questo libro, Il Grillo canta sempre al tramonto, dialogo sull'Italia, Movimento 5 Stelle, Dario Foggia, Roberto Casaleggio, Beppe Grillo, in cui si dice che il Parlamento deve essere cambiato. Perché? Perché i partiti sono diventati quel che sono e quindi sono compagini affaristiche che occupano il Parlamento e hanno generato forme di corruzione, e perché i cittadini non contano più nulla. E quindi noi cosa possiamo fare se non urlare la nostra rabbia nelle piazze ed essere convogliati da leader molto estremamente capaci, come fu, come è stato e come lo è ancora, Beppe Grillo, che ha tutta la... Io ho guardato moltissimi dei video che si vedono delle sue uscite nei teatri, prima ancora che nascesse il Movimento. È un fenomeno molto simile a quello che si vede negli Stati Uniti con gli evangelici, cioè questa grande capacità di coinvolgere con argomenti molto morali contro la corruzione, contro il monopolio della medicina o della scienza, contro all'inizio nacque come un movimento ecologista molto radicalmente critico delle società multinazionali, se si vuole, vero? E quindi qui siamo. Quello che ci dice oggi, che vorrebbero oggi, questo è forse l'ultimo referendum nella forma più evidente, è, diciamo così, di continuare verso il mutamento, la trasformazione del Parlamento. Uno, con integrando le elezioni con il sorteggio. Specifico che né Grillo né il suo movimento sono unici in questo. C'è un grosso movimento nel mondo, in Germania, in Finlandia, in Islanda, in Canada, negli Stati Uniti, dove è nata perfino l'idea qualche anno fa di costruire il Senato di determinare il Senato attraverso il sorteggio, quindi non è che sia nuova. C'è un forte movimento di critica alla democrazia elettorale, appunto come abbiamo detto prima, perché svilisce la partecipazione a solo al momento di voto, e l'uso dei nuovi media, della e-democracy, per rendere la democrazia finalmente più attiva, sia con la partecipazione interattiva tra dentro e fuori, i partiti non lo fanno più, lo si può fare con questi strumenti, con queste piattaforme, sia perché si deve integrare l'elezione con il sorteggio. Ora, noi sappiamo che se l'elezione e il sorteggio dell'elezione possono stare insieme, ma non nel momento parlamentare. Il Parlamento non consente di essere trasformato in un Parlamento sorteggiato. Sarebbe un'altra cosa, sarebbe completamente diverso. Cadrebbe il principio della volontà popolare stabilita appunto secondo le norme attraverso l'attività parlamentare. Quindi si tratterebbe di portare delle modifiche molto radicali, ma non impossibili, voglio dire, non è. E questo è alla fine. Io sono arrivata agli sgoccioli, finisco qui. Noi ci troviamo di fronte, dopo tutta questa traiettoria
di governi parlamentari, prima governo parlamentare dei pochi liberali notabili dell'Ottocento, poi governo parlamentare dei molti attraverso i partiti, ci troviamo di fronte ad un declino di quel modello lì. Il modello costruito sul Parlamento dei partiti è un oggi oggetto di varie critiche, non solo quelle per noi, insomma, in Italia, del Movimento 5 Stelle, ma anche di tanti esperti, che si occupano di modelli politici. Sono negativa io, sono positiva. Io volevo soltanto darvi questo, diciamo così, questa da lezione vera e propria, questa panoramica, invitandovi a riflettere sulle strutture della democrazia parlamentare, sulla scomparsa, la debolezza di questi corpi intermedi che, guardate, non sono scomparsi. La parte più forte della società le ha tutti questi corpi intermedi dalla loro. Sono le parti popolari, quelle appunto che non hanno più i partiti che li organizzano, quelli che sono rimasti fuori, come abbiamo detto prima, dal palazzo completamente, che hanno una debolezza di rappresentanza nei corpi intermedi. Quindi c'è questo da tenere conto, che è molto problematico e che apre al discorso populista, al discorso, insomma, che non voglio fare adesso. E comunque rendersi conto che la democrazia rappresentativa e parlamentare non è un corpo statico, non è una struttura immobile, ma muta, cambia, e le strategie di mutamento devono essere calibrate, comprese e qualche volta anticipate per poterlo salvare. Io concludo ricordando che nel 1925, di fronte alla crisi enorme in Germania, Hans Kelsen, della democrazia, diciamo che non è proprio democrazia, ma del sistema liberale parlamentare, lui si pone il problema dell'attacco al Parlamento, dell'attacco al sistema parlamentare anche allora, e pone dei suggerimenti, fa dei suggerimenti: dare più potere ai cittadini con forme di consultazione, oggi con internet è possibile farlo, rivedere in qualche modo il rapporto Parlamento-partiti. È vero che c'è contrario il mandato imperativo, ma che un parlamentare si costruisca i suoi partiti dentro il Parlamento, non diciamo violando la promessa fatta con i propri elettori, oppure che salti da un partito all'altro con facilità, occorre trovare forme di controllo per questo, perché questo è un oggetto di critica del parlamentarismo oggi fortissimo. E poi, infine, la capacità, insomma, correggere quelle storture che nascono dal finanziamento privato ai partiti. È un problema enorme, come vedete, però è quello nel quale noi ci troviamo oggi di fronte, al quale ci troviamo di fronte. Quindi, se dovessi, poiché io sto parlando di un'arena che è politica, di una parte, di un partito, direi che per uno degli scopi del Partito Democratico, uno degli obiettivi del Partito Democratico, dovrebbe essere effettivamente quella di riorganizzare le proprie forze, ricostruire la struttura partito internamente con organismi di inclusione, di partecipazione, di deliberazione, anche attraverso, grazie ai nuovi strumenti elettronici che abbiamo. Si possono insieme mettere fisicità, rapporto diretto, insieme a questi metodi, per ricostruire il partito. Una democrazia senza partiti non esiste, le parti sono lì. Il problema è come diventano questi partiti. Quindi non abbiamo molte alternative. Certo, si possono strategizzare forme altre, introdurre alcune per alcune categorie o per alcuni esperimenti deliberativi locali, regionali e anche nazionali, come fa la Francia. Si possono certamente usare anche si può usare il sorteggio, ma per consultare, per sapere che cosa si pensa su questo argomento invece che sull'altro argomento, ma non per fare leggi. Occorrono partiti in Parlamento. Quindi si tratta di ricostruire la struttura dei partiti affinché il rapporto
che noi abbiamo col Parlamento ritorni ad essere un rapporto non tra chi sta fuori porta, fuori casa e chi bussa alla porta per sapere che cosa avviene dentro, ma come una struttura che è sempre aperta a noi e anche capace di recepire le nostre, i nostri input e i nostri diciamo, interessi o bisogni. Attraverso internet questo è anche possibile oltretutto, quindi internet dovrebbe servire anche per rafforzare il Parlamento, non per sostituirlo come oggi, troppo facilmente usa dire. Io mi fermo qui e insomma cominciamo così a discutere. Grazie, grazie mille professoressa per la sua introduzione, davvero interessantissima. Come dicevo prima, appunto, vi chiederei gentilmente per chi vuole fare delle domande alla professoressa di usare la chat per prenotarsi e poi appunto nel momento in cui dirò il vostro nome gentilmente togliete il muto in modo che potete fare poi la domanda diretta. Vedo già Marianna Spina che ha una domanda, se puoi togliere il muto Marianna e fare la domanda. Come ci comportiamo? Domanda risposta o no? Vediamo, io ne raccoglierei un po', direi professoressa, okay. Vediamo allora quante ne emergono. Nomi, poi perfetto, poi vediamo pian piano. Marianna Spina. Sì, buonasera, complimenti professoressa per l'esauriente spiegazione. Volevo chiedere, in base a quello che ci ha raccontato stasera, possiamo individuare un momento in cui i partiti politici perdono le caratteristiche della democrazia dei partiti la Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Socialista dopo la Seconda Guerra Mondiale? Cioè, lei riesce a individuare un momento storico in cui si perde questa caratteristica? Ecco. Grazie. Grazie, grazie. Grazie Marianna. C'era Francesco Leone. Francesco, devi togliere il muto e lo trovi in basso a sinistra se sei con il PC. È un tasto con su scritto mute. Se no, se hai difficoltà, puoi scriverlo nella chat e lo posso leggere io per te la domanda. Intanto, ovviamente, chi vuole fare altre domande è il benvenuto. Francesco, vai pure. Sei senza muto, ma non ti sentiamo. Ok. Provo a sentire io direttamente Francesco in chat. Intanto, professoressa, che aspettiamo, avevo io una domanda, colgo sì. L'occasione. Volevo chiedere, secondo lei, una delle domande era anch'io quando è stato il momento del passaggio da partiti istituzionali cioè partiti diciamo vecchio stile a partiti istituzionali. Volevo chiedere, ma secondo lei il cambiamento che c'è stato è stato dovuto a un cambiamento nella società che ha portato i partiti poi a un cambiamento per cogliere più voti o viceversa la società si è adattata a un cambiamento iniziato dai partiti? Francesco, non so se tu riesci a parlare adesso, se no ti chiederei gentilmente di scriverla in modo tale che possiamo poi leggerlo alla professoressa. Nel frattempo, professoressa, visto che nessuno si sta prenotando, se vuole iniziare bene, a rispondere magari a queste domande, allora, un po' gli altri di... Sì, il tema è simile, cioè prima il momento, quello è simile a entrambi voi, e poi lei aggiunge qualcosa, cioè che cosa è avvenuto in rapporto alla società. Il momento è un lungo momento, non è un momento X, è avvenuto un momento X, lo sappiamo benissimo con Tangentopoli, cioè i partiti in Italia sono morti in Parlamento, no? La maggior parte di loro, anzi tutto il sistema dei partiti che era nato con la Repubblica del 48, e quindi è nato questo momento è avvenuto per una ragione molto, diciamo, di corruzione, vero? Le ragioni sono varie. Io vorrei citarne una sola, siccome viene sempre non ricordata. Noi dobbiamo ricordare che l'Italia ha vissuto durante la Guerra Fredda sotto l'impossibilità di una democrazia dell'alternanza, perché il Partito Comunista non era ammesso al governo, non poteva essere andare al governo per ragioni che sappiamo molto bene, gli Stati Uniti hanno anche è paventato varie volte l'uso dello strumento della forza, come ha fatto in Grecia, insomma, di cambiare regime. Quindi non poteva
E quindi noi abbiamo avuto una democrazia che Schumpeter avrebbe detto un po' zoppa, perché le elezioni hanno un'importante funzione, quella di far sentire una maggioranza di essere una maggioranza a tempo. E questa è la funzione di controllo e di limitazione del potere delle elezioni. Ma se una maggioranza costruita più o meno intorno ad un partito, cioè la Democrazia Cristiana, sa di avere davanti a sé il futuro senza rischio, perché non si può, non si fa un governo con i comunisti dall'altra parte, e i comunisti sono troppo grossi per rendere possibile la formazione di un'alternanza diversa, e allora è chiaro che le elezioni non svolgono più la funzione di timore di andare a casa. Nessuno aveva il timore di andare a casa al governo. Ci sono stati migliaia di governi con una stabilità straordinaria, perché era una stabilità del, diciamo così, regime di guerra fredda. Quindi c'era anche quello, questo ha eroso i partiti, li ha erosi perché li ha resi innanzitutto quelli di governo estremamente liberi di fare quel che volevano, c'era poco controllo e hanno usato e abusato lo Stato, e quindi creato le condizioni per quello che poi è diventato Tangentopoli, cioè il grande sistema di corruzione. Quindi questo bisogna tenerlo in considerazione. Ma c'è anche un altro aspetto, ecco la risposta a Massimo. L'altro aspetto è questo: i partiti devono esserci, ovviamente, perché la democrazia senza i partiti, la democrazia parlamentare non esiste, non si può. Il problema è quale tipo di partiti. I partiti che noi abbiamo conosciuto, che ci hanno accompagnato nella ricostruzione del paese, erano partiti profondamente ideologici, erano partiti di chiesa, erano partiti in cui tutti sapevano, coloro che erano o di qua o di là, da che parte stare, non c'era discussione su questo. Ed erano partiti collegati, che avevano un'idea di un futuro da ottenere, da avere, la sinistra, ma anche i democratici cristiani. Per entrambi loro, la lotta politica era un modo per ottenere qualcos'altro, ottenere un sistema diverso o un sistema più giusto, un sistema più adatto alla cultura cristiana o cattolica. Quindi avevano un'idea di tempo lungo, lunghissimo nel futuro, e per cui il tempo dei cicli elettorali ogni 5 anni era un tempo che si iscriveva in questa lunghezza temporale. Quindi c'era il tempo breve delle elezioni, il tempo lungo di un futuro al quale i partiti erano aderivano e anche i loro aderenti. Oggi questo non c'è più. Oggi c'è soltanto il tempo corto delle elezioni. E quindi tutto quello, i partiti giocano tutto se stesso nella proposta o nella promessa elettorale e poi dopo nella riuscita a tenere il governo. Non c'è altro, non c'è un futuro lungo. È una politica di un presente dilatato, più che una politica di un lungo futuro. E questo ha cambiato i partiti. Quindi devono essere macchine più capaci di gestire questa temporalità corta, che non vuol dire non essere opposizionali, anzi lo sono. Guardiamo il sistema americano, vabbè, il sistema è diverso perché è un sistema istituzionale diverso, il sistema presidenziale a base federale. Tuttavia è molto polarizzato, ma anche da noi vediamo la polarizzazione. Non è vero che il tempo corto rende meno, diciamo così, meno evidente la polarizzazione. Quindi le ideologie ci sono. E come se non ci sono? Ci sono, certo. Certo che non sono come quelle che erano chiesa. Sono ideologie funzionali a queste lotte brevi, a queste lotte per il ciclo breve. E sono quindi molto aggressive. Pensiamo alla destra soprattutto, loro l'hanno capita molto meglio che a sinistra come funzionano le cose, secondo me, molto aggressive, molto basate sulla leadership di tipo populista, eccetera. E quindi, insomma, questo è il tipo di battaglia oggi. E quindi i partiti dovrebbero essere capaci di gestire questo tempo breve, tempo elettorale breve, e nello stesso tempo però avvicinare i cittadini, perché se questi rimangono lontani, come sono stati finora, vanno anche loro dove li porta il cuore, ovvero dove sentono che c'è una presenza più attenta a loro. Ecco la nascita dei movimenti populisti, perché sono, diciamo, il popolo ha bisogno di essere presente, non può essere fatto soltanto di elettori che se ne stanno a casa loro. Questo è un tema fondamentale. Quindi certo la società è cambiata, i diritti
hanno messo la società in una condizione di essere più individualista, più attenta al benessere individuale. E la decadenza di questi tempi lunghi della storia hanno messo la democrazia nella condizione di essere più presente, più attenta al presente. Quindi queste cose hanno cambiato quei partiti là, ma devono nascere o devono essere fatti altri partiti. Diceva un grande scienziato politico americano nel 1942, proprio mentre il nostro Giannini urlava contro i partiti, scriveva nel 1942 Schachneider: la democrazia comincia con i partiti, la democrazia finisce dove finiscono i partiti. Ovvero, se non ci sono più, non c'è più la democrazia elettorale, dopodiché facciamo democrazia diretta delle piccole città. Questa è la mia risposta, lunghissima, mi scuso, alla sua domanda. Nulla, grazie professoressa, è molto interessante, anzi mi immaginavo appunto una risposta complicata. C'erano Luigi e poi Luca Pirre. Luigi, togli il muto e fai pure la domanda. Sì, ho tolto, spero che si senta. Sì, si sente. Buonasera professoressa, la mia domanda è questa. Lei parla dei partiti istituzionali, io li chiamo partiti del governo per il governo, cioè a tutti i costi. Non pensa che questo obiettivo, che è il solo, sembra essere solo il governo, anche nei partiti della sinistra, nel partito di cui faccio parte, non annulli la capacità di elaborare un po' di conflitto interno, di elaborare un pensiero, appunto, come dice lei, lungo. Cioè tutto diventa l'obiettivo minimo da raggiungere per non perdere la possibilità di governare e per anche, in qualche modo, non è un invito, impedire di votare, perché la grande paura è che arrivino gli altri, ma questo non è che limita il pensiero. Grazie Luigi. C'era poi Luca Pirre e poi Lorenzo. Luca, se vuoi togliere il muto e fare la domanda. Certo, eccomi qua. E, innanzitutto grazie, voglio ringraziare la professoressa per il bel quadro che ci ha restituito. Io ne avrei due di domande, sarò molto veloce. La prima è una domanda con una visione un po' ampia, nel senso, mi piacerebbe sapere quanto le battaglie che attualmente si stanno svolgendo fra le grandi potenze, e mi spiego meglio, fra Cina e America, stanno coinvolgendo anche i nostri partiti nazionali. E mi interessa molto anche sapere la parte, diciamo, tecnologica che si stanno spartendo, perché una volta, quando si facevano accordi con queste grandi potenze, si andavano a spartire materie prime o energia. Oggi invece sappiamo tutti che l'energia è la materia prima più importante da possedere, ma soprattutto da decifrare, da avere, il dato, sono i dati delle persone, le informazioni. Poi ne avevo un'altra di domande invece per, diciamo, sui giovani. E ho ascoltato molto bene i passaggi sulla disaffezione che i cittadini oggi hanno verso i partiti. E volevo sapere invece come i partiti possono riprendere a bordo i giovani in questo, non più lo chiamerei momento, ma in questo arco temporale dove, ahimè, persone come quelli della mia età, che possono avere 32 anni, si trovano comunque a avere già superato non una ma ben due crisi molto grandi. Bene, io ho visto qui altre domande che mi arrivano. Sì, esatto, professoressa. Volevo solo dare un attimo la parola a Lorenzo e poi appunto ci sono le domande scritte di Assunta e di Santa Foresta. Lorenzo, togli pure il muto se vuoi e fai la domanda. Sì, grazie. Innanzitutto complimenti. Volevo fare anch'io due domande, se possibile. La prima era, il sistema democratico parlamentare si basa sul compromesso, ci ha spiegato fino ad ora, ma come si coniuga questo con l'efficacia dell'azione del governo? Penso in particolare al problema che era stato evidente nella Prima Repubblica con una vita media dei governi di 6 mesi. E la seconda domanda è, tra i primi compromessi accettati c'è il sistema di maggioranza, come dovrebbero essere tutelate però le minoranze? Penso ad esempio a movimenti territoriali come NOTAV, NOTAP, che sono espressioni di interessi locali potenzialmente in contrasto con l'interesse generale. Queste erano le mie due domande. Grazie. Grazie Lorenzo. Grazie a lei. Poi, professoressa, c'erano le due domande appunto scritte che se vuoi leggo io per tutti. Sì, grazie, le lega tutti. Assunta chiedeva, io sono stata colpita dalla disaffezione
dalla politica, secondo lei come si può recuperare questo momento di soddisfazione anche verso le istituzioni? E poi, appunto, Santa Foresta che chiedeva, vorrei solo porre una domanda, quelli che noi oggi chiamiamo i corpi intermedi, tipo i sindacati, associazioni, eccetera, come si inseriscono in questo quadro delineato da lei, professoressa? I partiti potrebbero essere curati, potrebbero essere dei movimenti di opinione costituiti da cittadini, non in quanto elettori, ma solo perché portatori di interesse? Allora. Direi che lascerei appunto risposta nel tempo per lei per rispondere. Brevissimo, cercherò di essere più breve perché così si possono avere altre domande e fare un altro giro. Innanzitutto, vedete, ci sono molte similitudini in queste varie domande, una in questa. Come è possibile, lei lo chiama Luigi, il governo dei partito del governo, non tanto le istituzioni, perché tutti vogliono andare al governo, nessuno vuole togliersi, e anzi tutti ci dicono che bisogna votare per loro per non mandare gli altri al governo, che è la logica insomma della democrazia, tutti vogliono fare l'opposizione, non vogliono andare a casa e viceversa. Quindi io non mi scandalizzo molto di questo, la logica è questa democratica. Quello che noi dovremmo costruire meglio è un'ossatura di discorso etico che arrivi alle, non dico alle passioni, ma insomma certo che arrivi alle passioni e che riesca a costruire un canovaccio di discorso al di là delle scelte di governo. Cioè non è soltanto il PD dovrebbe essere il partito dentro e fuori. Fuori ha la capacità di essere ancora un'antenna che sente i problemi del paese e che sa però dare anche al governo un'impronta in relazione ad una visione, ad un'idea. Oggi per esempio a quella di uguaglianza o a quella di uguaglianza di opportunità, di uguaglianza di condizioni, o a quella di uguaglianza in relazione ai generi, insomma occorre avere un'idea portante, che però non sia un'idea astratta, è quella che emerge dalla contestazione in un'epoca come la nostra, nella quale le forze economiche e sociali sono schiacciate tutte loro su una concezione economica liberale, neoliberale, che è una concezione che costringe molto le nostre immaginazioni. È impossibile immaginare un altro mondo. C'è questo libro che consiglio a voi di leggere, è un libroccione di 1100 pagine, ma non lo leggete tutto, leggete il primo capitolo e l'ultimo, e poi dopo vi verrà voglia di leggere gliela, di Thomas Piketty, che si chiama Capitale e ideologia, perché ci dice una cosa importantissima. Primo, che senza ideologia non ci sono forme di società. Tutte le forme di società, dal passato schiavista ad oggi, hanno usato l'ideologia per convincere della giustezza di quegli ordini di cose. Quindi lui dice, ogni società ha dovuto giustificare la propria disuguaglianza. E finché la giustificazione ha funzionato e l'uguaglianza non era tremenda e ha ucciso persone, ha resistito. Oggi noi siamo in una fase in cui l'ideologia che abbiamo costruito di una disuguaglianza funzionale, cioè che non è così negativa perché ci stimola a far di più, eccetera, questo non funziona più. E quindi tutto quello che è legato a questo decade. Per cui oggi troviamo di fronte a intere parti di popolazione che hanno girato le spalle alla sinistra. L'hanno girato alle spalle a sinistra perché a sinistra fa altre cose, appunto, qualche volta il governo, qualche altra volta si occupa di quella parte che ha emancipato, che era povera prima, si è emancipata, è diventata classe media e si occupa solo di loro. Ecco perché nei centri cittadini vince la sinistra, al Parioli vince il PD. Il PD cosa mai successo? Ecco. Quindi occorrerebbe fare andare alle origini, anche ideologiche. L'altra cosa è la disaffezione. E la disaffezione succede perché noi, guardate che le ricerche che dimostrano che la disaffezione non è per la democrazia e le sue istituzioni. La disaffezione è per quegli istituti che la gestiscono, ovvero i partiti politici. Quella è fortissima, dovunque.
E quindi per fare questo occorre, io ritengo, rimettere mano ai partiti. Il partito deve essere un luogo, una casa per i cittadini che vogliono impegnarsi nella politica, sia come spettatori attivi o come coloro che poi la vogliono fare la politica. La politica è l'arte più bella che gli esseri umani abbiano insieme costruito, perché è quella che ci fa vivere insieme diversi e plurimi. E quindi vivere e essere parte di questo progetto è fondamentale. E questo deve fare un partito. I corpi intermedi, in questo caso i partiti, io dei sindacati non me ne occupo perché non lo so. No, i corpi intermedi, il partito non può essere semplicemente l'espressione di un interesse, perché altrimenti è semplicemente un interesse, ecco la fazione classica, un interesse che conquista l'opinione dei votanti per andare al governo e fare i loro interessi. Mai, mai pensare che il partito debba essere l'espressione di un interesse, come se fosse una fazione. Il partito deve essere capace di interpretare gli interessi che sono simili, cioè in questo caso l'interesse per una sinistra, l'interesse delle parti più deboli della popolazione, non di quelle medie soltanto, ma anche di quelle che sono davvero le più deboli, dei poveri, di coloro che non hanno lavoro, di coloro che hanno perso lavoro, cioè di quei cittadini che dal punto di vista sociale non contano nulla. Nulla, e che quindi sono una violazione, sono uno scandalo per la democrazia. E allora la sinistra deve prendersi cura di questa parte e sapere essere capace di dare obiettivi di realizzazione. Ecco perché occorre andare al governo. Non è possibile fare un partito che non voglia andare al governo, non può essere un partito di soltanto di testimonianza, deve essere testimonianza di valori, ma con l'idea di dare una soluzione a questi problemi. I poveri, coloro che non hanno nulla, i disoccupati, le popolazioni più, le fasce più meno protette, hanno bisogno di decisioni buone, e queste decisioni devono essere fatte nei luoghi deputati delle istituzioni dello Stato. Quindi non possiamo pensare ad una sinistra che non voglia andare al governo, sarebbe un assurdo. Allora, però non è solo questo, non è solo questo. E quando ci si va con un'idea profonda. Noi vogliamo che questo recovery plan sia costruito per togliere quelle storture che ci hanno portato a questa condizione. Una scuola che è stata o privatizzata troppo, e quindi con i soldi pubblici la si dà ai privati, quindi si aiutano i ceti sociali a prendere con i soldi pubblici una diversa direzione rispetto alla scuola pubblica, che deve essere la scuola di tutti i cittadini, dignitosa e buona. La sanità pubblica significa non soltanto questi centri straordinari, no? Come diciamo via Monte Napoleone della medicina. No, ci sono altre vie a cui guardare, cioè ci sono i presidi locali, ci sono la medicina di base. Questa è stata taglieggiata dai danni di privatizzazione. Questo va corretto, e quindi un partito della sinistra deve essere capace di fare queste proposte, ed è capace perché ha una bussola. La bussola sa dove andare e va verso un recupero della dignità di cittadinanza di tutti i cittadini, soprattutto di coloro che hanno meno copertura e soprattutto coloro che hanno meno rappresentanza. Dare dignità di cittadinanza a coloro che non ce l'hanno, che non hanno più voce. E quindi questo lo si può fare, una grandissima opportunità. La sinistra ha oggi, il PD in questo caso, una grandissima opportunità. E mi chiedeva Lorenzo, compromesso, la tutela delle minoranze. Un attimo, io sto parlando di compromesso nelle istituzioni dove si prendono decisioni sulle leggi, cioè il Parlamento. E in quel caso la minoranza è l'opposizione. Io non sto parlando delle minoranze o linguistiche o di altre minoranze locali. Questo è un altro discorso che ha a che fare con la protezione dei diritti, la difesa dei diritti fondamentali, del pluralismo e tutte queste cose. Ma io non stavo parlando di questo. Il compromesso non si fa sui diritti. I diritti non sono oggetto di compromesso. Il compromesso si fa sulle scelte politiche da portare nel Parlamento. Io parlavo di questo in relazione al compromesso, non di più, niente di più. Quindi occorre
recuperare il tempo non lunghissimo, qui non si tratta di fare il socialismo, il tempo lunghissimo, non il tempo lunghissimo infinito, ma quel tempo che consenta di attuare alcuni progetti per la dignità di cittadinanza democratica. Quindi per avere un senso di progetto più lungo che non una legislatura o un'alleanza con una, con un alleato raccolto per strada, è vero, no, occorre avere un'idea di dove andare, della strada da prendere. La nostra strada non può essere quella di Bonomi e della Confindustria che ci dice di privatizzare tutto e di essere capaci perfino di decurtare i diritti fondamentali. La nostra strada è un'altra, è quella che va verso l'uguaglianza di cittadinanza e di, ripeto, dignità solidale di cittadinanza. Non c'è via per i molti, per quelli che sono non ricchi e non potenti. C'è solo questa strada, la strada dell'unione per avere uno Stato democratico che parli a loro e che dia loro soddisfazioni. Santa Madonna, la democrazia è il governo di coloro che non hanno nulla, non il governo di coloro che hanno. Loro, questi sono oligarchi, il loro governo lo farebbero anche con un regime, eccetera. E quindi occorre dare, ritornare a dare alla democrazia il suo fondamento nell'eguaglianza e nella dignità di cittadinanza. Tecnologie, io non lo so, io questo discorso delle tecnologie del mondo altro, dell'internazionale, non so rispondere. La lotta tra Cina e Stati Uniti e Europa, che è di mezzo, non è una fuori dai giochi, è una lotta tra colossi multinazionali. Alcuni di questi colossi hanno base nell'Occidente, altri hanno base in Cina. Sono colossi internazionali, colossi sono multinazionali, corporation si chiama, che siano cinesi o no, non cambia molto. Certo, cambia in relazione al potere cinese che ha di tenere in mano queste corporations e quindi di avere la capacità, senza sorveglianza, senza controllo e senza limitazione, di entrare e usare i nostri dati come più vi piace. Io su questo avrei dei dubbi. Ecco, non guardo la Cina non è il mio modello. E quindi io mi sentirei abbastanza, e certo che anche gli altri sono corporations con fanno i loro interessi, ma nel mondo occidentale, bene o male, ci sono ancora corti supreme di diritti fondamentali, corte europee dei diritti importantissima e capacità di screening, mentre non sappiamo, sappiamo certamente che né in Cina questo non c'è, quindi io mi sento per questo dubbiosa. Grazie professoressa. C'erano che volevano fare domanda Francesco Leone, che dovrebbe aver ritrovato l'audio, e poi Stefania Zazzi. Bene, e poi possiamo interrompere, secondo lei? Sì, penso di sì, poi bene. Professoressa. Francesco. Eccomi, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Professoressa, devo dire, io ho bisogno di sapere tutte le volte che lei fa una conferenza, perché voglio venire a sentirla. Quindi ha tirato fuori dei problemi eccezionali. Però ritorno sul discorso delle tecnologie, sì. Spero che avremo modo di parlare, perché io sono un uomo dell'innovazione e dei knowledge and science intensive startup, e non delle startup così. Certo, però certo, sono d'accordo. Io volevo cogliere della sua immensa esperienza anche internazionale, e vista anche la mia età, per fare riferimento alla Quarta Repubblica Francese. La Quarta Repubblica Francese, lei ricorderà sicuramente, lei è molto giovane, ma sicuramente l'avrà studiato, era nelle condizioni in cui oggi è la nostra Repubblica. Allora, la prima domanda che volevo farle è questa. Non le sembra che la nostra meravigliosa Costituzione, tutti dicono che è la più bella, eccetera, eccetera, sia stata elaborata da persone eccellenti, di onestà intellettuale elevatissima, ma condizionati da un periodo terribile della loro vita?
pertanto hanno fatto una Costituzione in cui hanno inserito contrasti l'uno contro l'altro, per cui alla fine non si riesce. Un esempio di contrasto di uno contro l'altro. Ma per esempio, io faccio l'esempio che abbiamo noi qui in Italia, che facciamo sempre questi governi di coalizione, dove basta un tizio che tira su il ditino e annulla il suo. Facevo il confronto con la Quarta Repubblica, che era in condizioni disperate, perché poi i francesi ebbero la fortuna di avere un uomo che si chiamava Charles de Gaulle, il quale non fece lui la Costituzione, ma diede agli esperti il compito di elaborare una Costituzione, che poi mandò mise a disposizione del popolo, chiedendo soltanto sì o no complessivamente. Oggi, tutto sommato, la Francia ha un sistema che il signor Macron ne sta combinando di tutti i colori, ha fatto anche degli errori, eccetera, però non c'è nessuno che possa far saltare Macron. Noi invece abbiamo un governo in cui appena uno soffia il naso dice adesso, domani mattina, cade il governo. Non le sembra che dovremmo trovare, voi che siete esperti, io sono un chimico, non entro in questo affare, ma come esigenza di prendere un bel gruppo di esperti, senza politici, fuori, e fare l'operazione che fecero i papi quando inventarono il conclave, di prendere, io l'avevo proposta a Cassese questa cosa, dico, professore, perché non vi mettete tutti gli esperti chiusi in una stanza a chiave da fuori, e poi quando date il fumo bianco riapriamo e facciamo una Costituzione che possa veramente funzionare. Non le sembra, ho esagerato in questo mio commento? Grazie. Grazie Francesco. Professore, se raccoglierei le ultime domande che c'era Stefania Zazzi e poi ha scritto Lorena Pacelli una come si dice, una domanda via chat. Intanto Stefania, vai tu. Sì, salve, buonasera professoressa, una domanda semplicissima e velocissima. Vorrei avere qualche indicazione su come recuperare queste fasce deboli, gli esclusi, i poveri, nel senso che penso che la disaffezione alla politica sia anche dovuta alla impreparazione a livello culturale e anche al cittadino di oggi, la maggioranza, che è stressato da problemi quasi esistenziali di vita quotidiana. E quindi come si fa a parlare, a raggiungere questo tipo di cittadinanza così stressata dall'economia, dalla salute, da problemi esistenziali, li sintetizzo così, e anche da una formazione culturale limitata, diciamo. Grazie. Prego. Grazie Stefania. Professoressa, leggo intanto la domanda di Lorena e poi le lasciamo tempo per chiudere, e chiuderei anche poi la serata. Abbiamo quindi Lorena chiede, due domande fa. La prima è, il problema che si pone quindi è quello di comprendere se e in che modo sia possibile recuperare, anche attraverso un ripensamento della forma partito, un ruolo centrale degli organi della rappresentanza politica, ovvero se risultino ineluttabili le tendenze verso il superamento dei modelli attuali di democrazia rappresentativa e la loro sostituzione con sistemi di democrazia populistica e plebiscitaria. Seconda domanda è, per raggiungere un elettorato porco organizzato dalle mutevoli preferenze, talvolta persino convinto di potersela cavare da solo, senza intralci politici e quindi assolutamente poco propenso alla partecipazione, molti partiti hanno rafforzato il ruolo visibile della loro leadership, fino in qualche caso a diventare evidentemente partiti del leader. Di conseguenza, è il leader del partito che offre rappresentanza politica, per quanto vaga e imprecisata possa essere, e lo stesso desideri che rimanga per non legarsi le mani, centrata sulla sua affidabilità, sulla sua competenza, sulla sua biografia, sulle sue qualità personali? Ne conosciamo diversi che si attirano opinioni varie e discordanti. Lei cosa ne pensa? Allora, io comincio dall'inizio, da Francesco, che non era sulla tecnologia la domanda era diversa, cioè se non era il caso di avere una democrazia
presidenziale invece che una democrazia parlamentare, cioè invece di questo pluralismo di partiti che devono cercarsi di fare coalizioni, una cosa semplice in cui c'è il capo, il papa laico, diciamo, che ha in mano il potere esecutivo e la capacità di il suo partito di far eleggere, poi di far costruire il governo, come il modello francese, insomma. Ricordiamoci però che De Gaulle, è vero che non ha scritto lui la Costituzione, vorrebbe vedere, però è anche vero che ha fatto 4 plebisciti, cioè ha cambiato e ha costruito la sua leadership con un plebiscito dopo l'altro, che ricordava Napoleone, insomma. Che era. Quindi io credo che non ci sia bisogno di andare là, anche perché poi fu terribilmente sconfitto nel 68, insomma, lo stesso De Gaulle, e dopodiché anche la Francia stemperò, diciamo, il sistema maggioritario che aveva con l'introduzione di una correzione proporzionale al suo sistema. Quindi il pluralismo della società non può essere messo in sordina. C'è, ed è vero che noi abbiamo sempre questo mito papesco, cioè un papa e quindi occorre un leader capace, della provvidenza, quasi capace per plebiscito di occuparsi di tante cose, di facilitare, semplificare la politica. La politica non è comunque semplice, e gli esperti hanno dimostrato di essere nemmeno capaci di risolvere questa complessità. Io mi sono trovata per un anno, no, ma meno, no, per 6 mesi, anche 4 forse, in una commissione che doveva non elaborare una riforma della Costituzione, ma dare un suggerimento al Parlamento, alla commissione parlamentare per tale proposito, il governo e il governo Letta. Bene, in 25-30 persone eravamo, già troppi per fare una cosa funzionale, ma anche in quel caso lì c'erano tante diverse posizioni tra esperti, cioè gli esperti non avevano una unica idea, perché l'esperto di politica non è come il chimico, che la formula ha solo quella uscita e ha solo quella traduzione matematica o altro. La politica non ha mai un esperto, diciamo, che abbia un'idea sola, e quindi un esperto limitato, un esperto che comunque ha delle idee, perché chi ha un'idea più pluralista, chi ce ne ha di meno, chi ha un'idea più collettivista, chi meno, chi più deliberativa, chi meno. E quindi queste idee di orientamento poi cambiano anche l'ordine dei fattori che si usano. Quindi io su questa dare tanto affidamento a essere sugli esperti, no. L'altra cosa è che non si può pensare sempre di risolvere i problemi di incompetenza, di disonestà e di incapacità politica andando a cambiare la Costituzione. Mi dispiace, ma io sono meno convinta di lei che quella sia una Costituzione fatta per antichi e non per i moderni. Pensiamo alle grandi, alla Costituzione americana, fatta nel 1778-79, è ancora qui che sta benissimo, forse anche troppo bene per alcuni, che avrebbe bisogno di maquillage che non riescono a fare. Non è così evidente che tutti i nostri problemi dipendano dalla Costituzione. Così pensava Miglio nell'83, fece un grosso convegno a Milano, famosissimo, perché fu il convegno che aprì le porte a tutta la discussione delle riforme costituzionali in senso non parlamentare, ma diciamo così gollista, o comunque presidenziale. Ognuno poi ha le proprie opinioni. Secondo me i problemi seri del nostro paese sono problemi che vanno ben al di là del sistema, anzi il fatto che non ci sia stato semmai un coordinamento, un accordo tra struttura dello Stato con tutte le sue caratteristiche e sistema politico, ovvero la stessa Costituzione. Insomma, noi abbiamo ancora alcune leggi che ci vengono dagli anni 30, 20, dei decreti legge, insomma, che questa discrepanza di organizzazione tra politica e Stato, che molte volte è il problema, e poi i partiti, che hanno dato il peggio di sé in questi tempi. Ora, è vero che è possibile fare leggi elettorali in maniera che favoriscano la formazione di alleanze solide invece che di alleanze blande, quindi correggere il sistema come un sistema proporzionale corretto, benissimo, ma ricordiamoci che la coalizione
è insieme al compromesso una delle caratteristiche della democrazia parlamentare, che è pluripartitica. Se si vuole un sistema non parlamentare, ma un sistema presidenziale, benissimo, lì ci sarà il sì e il no. Trump o Biden, De Gaulle, uno dei suoi rivali. Cioè, è diverso, il sistema parlamentare non presume coalizioni e compromessi. Quindi occorre cambiare il sistema politico se lo si deve fare. La seconda domanda che io ricordi, non ricordo più. La seconda domanda aveva a che fare con come si fa a raggiungere questi poveri, eccetera. Innanzitutto, la prima cosa da fare è fare politiche che rendano giustizia della loro condizione, fare politiche coerenti. E poiché da politiche coerenti è possibile cominciare a partire per avvicinare queste persone. Queste persone sono disaffezionate al massimo con la politica, si sentono abbandonate e tradite. Ci sono degli studi molto approfonditi su questo. Non è che loro hanno girato le spalle alla sinistra, la sinistra che ha girato le spalle a loro, diverso tempo fa. E quindi recuperare non è facile. Per cui la cosa migliore dovrebbe essere fatta con i fatti. E poi dal fatto si comincia per arrivare. Le decisioni che vengono prese in questi mesi cruciali saranno importantissime. Saranno importantissime perché potrebbero aprire questo nuovo discorso con le cosiddette fasce deboli. Vedete, non abbiamo nemmeno un nome per nominarli. Si chiamano disoccupati, si chiamano emarginati, si chiamano subalterni. Gramsci li chiamerebbe subalterni, perché hanno perso perfino la loro cultura, capacità culturale, quindi non hanno, sono proprio, assorbono il peggio del sistema consumistico, perché non hanno più una cultura loro politica di riferimento, in quanto gli è stato tolto quello che era allora una forma di identificazione partitica che non c'è più. Quindi occorre davvero fare l'opposto, cioè cominciare dai fatti. Questa gente, molta gente, io le vedo, io abito a Bologna in questo momento, ma ci sono tante persone in difficoltà, anche a Bologna le vedo, ecco, non si aspettano il paradiso, si aspettano situazioni o decisioni efficaci, effettive, che vanno dalla medicina alla scuola, alla casa, al lavoro. Questa è la vita ordinaria di tutti noi. Noi viviamo di idee quando i fatti o le cose sono un po' risolte, altrimenti le idee non ci sono, non c'è tempo, è un lusso avere idee per chi ha condizioni di miseria e di povertà. C'è gente che ha bisogno di carità pubblica. Qui siamo ridotti a questo, è una democrazia che ammette questo, che accetta questo, è già una democrazia un po' balorda, un po' zoppicante parecchio. L'altra questione riguardava quella che mi faceva lei, che me la portava tramite, non ricordo chi, non mi ricordo più, quella domanda però non la ricordo più. Guardi, gliela rileggo, professoressa, era quella di Lorena, proponeva due domande. Uno era appunto, il problema si pone quello di comprendere in che modo sia possibile recuperare un ruolo centrale degli organi della rappresentanza politica, ovvero se risultino ineluttabili le tendenze verso il superamento dei modelli attuali di democrazia rappresentativa, la sostituzione con la democrazia. Ok, questo è molto interessante e importante. Occorrerebbe ricominciare da capo e rifare una lezione solo su questo, e non lo farò. Dirò solo due cose. Negli ultimi, secondo Rosan Valone e altri analisti, diciamo così, dagli anni 90 in poi, che significa fine dei partiti, bla bla bla, non rifacciamo il discorso, si è verificato anche un fatto altro, in realtà precedente, dal momento thatcheriano e reganiano, cioè il tentativo di fare decadere la democrazia dei collettivi deliberativi, delle assemblee, e di insistere sui momenti apicali. In Italia la riforma dei sindaci, il sindaco, la riforma del sindaco ha significato la trasformazione dell'attività politica nei quartieri che non hanno più la stessa, non ci sono più. La Bologna era piena di quartieri eletti, di assemblee elette dove si discuteva dall'asilo al lampione, non c'è più questo. E anche le assemblee, diciamo, comunali sono cambiate, perché il sindaco ha una funzione quasi manageriale, dirigenziale, e l'assemblea parlamentare, il parlamento locale, cioè dell'amministrazione locale, del comune, ha una funzione di controllo, ma
quasi non ce l'ha, e a livello provinciale sono state tagliate. Queste cose non le ha fatte la destra, queste cose le ha fatte tutto il PD, non le ha fatte la destra. Il taglio delle province, le province, guardate, l'amministrazione, diciamo, la struttura burocratica esiste ancora, e quindi noi paghiamo ancora questi funzionari, però è stata cancellata la istituzione politica, cioè le assemblee elette. E quindi questo è un potere diffuso senza controllo democratico e diretto. Certo, c'è il controllo delle istituzioni, per carità, dei collegi giuridici o comunque del sistema giudiziario, benissimo. E così anche a livello regionale, le assemblee regionali sono state diminuite di numero, mentre è aumentato il potere degli esecutivi, cioè dei capi delle regioni. E così tutto il governo, il sistema va verso una forma di apicalità. Il signor Francesco a questo punto dovrebbe dire, benissimo, se così è, occorre ricambiare la Costituzione. Io a questo punto potrei anche dire che lei ha quasi ragione, ma non perché occorre andare verso il presidenzialismo. Se è vero che noi abbiamo costruito queste entità apicali, occorre un sistema di controllo maggiore, di monitoraggio maggiore e di anche di limitazione del potere maggiore. Guardiamo questa pandemia che ha messo in campo, ha sguinzagliato, ha messo in campo il potere dei capi delle regioni, tantissimo, perché con la riforma del titolo quinto tutta l'amministrazione della sanità è regionale, di fatto, anche se i soldi vengono ripartiti ancora a livello nazionale. Ancora, perché adesso con la proposta che Boccia ha accettato di fare il regionalismo differenziato, insomma, qui siamo di fronte ad una federalizzazione dello Stato nostro, fatta in questo modo, senza nemmeno... Vabbè, insomma, lasciamo, non entriamo in polemica. Ecco, punto. Voglio dire, se questo è vero, occorre che si riequilibrino i poteri. Ci sono dei poteri apicali enormi rispetto agli organismi collettivi elettivi che dovrebbero controllare, e questo a me preoccupa, perché è una forma di non perché sia necessariamente collettivista, per carità, perché se si prendono queste strade va bene, è molto più funzionale probabilmente così. Tuttavia occorre rivedere i sistemi di checks and balances, si dice da noi, cioè di controllo e di limitazione del potere. E invece non abbiamo fatto nulla di tutto questo. I sindaci sono dei veri e propri manager, fanno quello che praticamente vogliono, fatto, e altri, i capi di presidente delle regioni pure, quasi, con la sanità lo possono fare addirittura, possono decidere di chiudere, di aprire migliaia o non di persone, interi stadi a loro, anche se tutti ci rimettiamo, perché poi tutti entriamo in contatto con queste persone, quindi ci dovrebbe essere una politica più uniforme. Insomma, tutto per dire che non è così semplice. Diciamo così che il nostro paese è cambiato, sapete, come un vestito, quando non si hanno molti abiti e ci si ingrassa, ci si deve adattare, quindi si allargano abiti fatti per una taglia o due taglie minori, e quindi si aggiunge di là, si aggiunge di qua, e l'abito perde di forma, come il corpo che lo veste, e quindi perde la sua bellissima forma che aveva prima, bello, brutta che sia, ma comunque aveva una forma, e diventa una cosa un pochettino bruttina, inguardabile, ed è fatta a spizzichi e bocconi. Cioè, noi abbiamo messo pezzo per pezzo per pezzo, stiamo cambiando la struttura del nostro paese, e ancora la chiamiamo democrazia parlamentare, ma di fatto lo è sempre di meno. Insomma, il Parlamento fa sempre meno decisioni importanti, le decisioni vengono prese altrove, in organismi non elettivi. E quindi, insomma, bisogna essere consapevoli che quando prendiamo alcune decisioni, dovremmo avere l'accortezza almeno di essere consapevoli che tutta la casa va tenuta in ordine, cioè occorre un'armonia, un rapporto tra le istituzioni, e questo bisogna costruirlo, ma bisogna farlo e tenerlo bene, altrimenti alcuni avranno più potere di altri, gli esecutivi più potere di fare un poco quello che vogliono, insomma un sistema che è sbilanciato verso forme più autarchiche, insomma,
più autocratiche. Grazie, grazie mille professoressa. Io direi a questo punto, la ringrazio ancora nuovamente perché ha risposto a tutte le domande in maniera eccellente, perlomeno personalmente l'ho trovata molto molto interessante sempre. Chiuderei quindi la serata a tutti, vi ringrazio tutti quanti per la partecipazione, vi ricordo che il prossimo appuntamento è il 29 di ottobre in cui parleremo di un'Italia a due facce, la questione meridionale dal 48 a oggi. Grazie ancora a tutti per la partecipazione e grazie a lei professoressa per la voglia di essere grazie la a voi relatrice. Grazie a voi, siete grazie. Molto attenti e bravi, grazie. Grazie professoressa, grazie, professoressa. Buona serata a tutti e a tutti. Buona serata. Grazie, bravissima, grazie. Grazie.